Amici di Elba Press, ben ritrovati. Apriamo questa edizione ricordando l'alluvione che 11 anni fa, era il 7 novembre del 2011, devastò Marina di Campo. Un violentissimo nubifragio si riversò sul paese, sulle zone circostanti, una massa impressionante di acqua e fango, ponti crollati, frane, strade interrotte e paesi isolati, danni e distruzione sulla spiaggia di Marina di Campo, distrutto completamente il lungomare e letteralmente scomparsa tutta la città. È proprio a Marina di Campo che fu appunto l'area più colpita dell'evento. Anche un'anziana signora fu travolta nella propria abitazione, Maria Barile, che quest'oggi il comune di Marina di Campo sul proprio profilo Facebook ha ricordato parlando appunto dell'evento. Ci furono poi 5 feriti, di cui uno grave. Appunto, a distanza di 11 anni, il ricordo nella nostra memoria, nella memoria degli elbani, ma soprattutto dei campesi, è ancora molto molto vivo. Ma qual è il modo di prevedere e di comunicare anche eventi così disastrosi che con i cambiamenti climatici in corso si faranno purtroppo sempre più frequenti? Ne abbiamo parlato con Gianmario Gentini, che era presente, fu tra i primi a dare l'allarme quella mattina, e ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda appunto il modo per prevenire questi eventi. Guardiamo il servizio. Era il mattino del 7 novembre 2011 quando a Marina di Campo un violentissimo nubifragio riversò una massa impressionante d'acqua. Ponti crollati, frane, strade interrotte e paesini isolati. Danni e distruzione nel lungomare sulla spiaggia di Marina di Campo, letteralmente scomparsa e irriconoscibile per la furia d'acqua e fango. E proprio a Marina di Campo, l'area più colpita dall'evento, un'anziana è stata travolta nella propria abitazione dalla furia dell'acqua, mentre un'altra è stata salvata a Borandasco in extremis, mentre rischiava di annegare. Ci sono poi stati anche 5 feriti, di cui uno grave. A distanza di 11 anni dall'alluvione, interventi di ripristino, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza nelle varie località del comune di Campo nell'Elba, ma soprattutto un nuovo modo di prevedere e comunicare eventi così disastrosi. 11 anni fa, il 7 novembre, l'alluvione di Marina di Campo. Gianmario, che ricordi hai di quel giorno, di quell'evento? Allora, diciamo, partiamo subito dalla mattina presto. La mattina, avendo il numero, diciamo, di emergenza di questa zona, mi arriva la prima chiamata da un ragazzo che in macchina cercava, cioè, mi chiedeva aiuto. Il fatto che mi chiedesse aiuto su una strada che da San Piero arrivava a Campolo, alle Caviere, quindi è piuttosto alta, dice: guarda, c'ho l'acqua che mi sta passando sopra la macchina e ho paura, diciamo, di rimanerci sotto, di morire. Dico: allora, a quel momento lì io, senza neanche verificare tutto, ho dato l'allarme regione e provincia. Dico: se la situazione è questa, dico, mi immagino già a campo. E in quel momento lì siamo partiti con l'allarme, quindi abbiamo dato l'allarme regione. E mi ricordo subito quando sono uscito di casa, cioè, io sto a San Piero, la piazza della chiesa era completamente allagata, e già lì è una bella soluzione. Ho chiamato immediatamente gli amministratori. In quel momento il Vanno Segnini, anche lui aveva problemi proprio con l'alluvione, e siamo andati su. In quel periodo lì c'era l'assessore Carpinacci, che anche lui abitava a San Piero. Dico: guarda, si parte, si va giù. Siamo andati alla pila e si è preso il primo mezzo e siamo andati a fare una verifica. E in quel momento lì ci siamo resi conto che comunque la fortuna è che è stato dato l'allarme immediatamente, quindi i pulmini, perché era un orario anche, diciamo, scolastico, e tutto erano stati completamente, cioè, tutti fermati, tutti bloccati. Ecco, una cosa che, cioè, ci tengo a dire è che noi già 3 giorni prima avevamo predisposto un piano proprio su un'alluvione, cioè il fatto dalle previsioni meteo che ci hanno dato si prevedeva, non dico un evento come poi quello è successo, però un evento alluvionale sicuramente sì. E quindi si era fatto sgombrare i parcheggi, quello del Vapelo, che era quello più a rischio. Si pensava di utilizzare scuole, però
e lì abbiamo pensato male perché anche le scuole sono finite sott'acqua. Comunque avevamo iniziato a fare una certa prevenzione proprio 3 giorni prima dell'evento. Anni, è stato fatto qualcosa? Siamo più preparati per questi eventi? Ci sono stati anche interventi in paese proprio per evitarli? Come siamo messi? Com'è la situazione? Allora, per evitarli è una parola grossa, però abbiamo lavorato tanto intanto sull'informazione dell'evento, quindi ci siamo dotati come comune, come intercomunale, di un sistema telefonico in cui nel giro di un quarto d'ora riusciamo a contattare tutte le persone che hanno un telefono fisso e quelle che si sono registrate sul telefono mobile. Sono stati fatti, per quanto riguarda l'allertamento, sull'allertamento abbiamo fatto veramente tanto, abbiamo messo alcune stazioni meteorologiche in più, quindi che ci allarmano in caso di superamento di alcune soglie limiti che abbiamo dato. In più abbiamo dei sistemi di monitoraggio proprio visivi, telecamere, in cui controllano i punti critici del territorio. Per quanto riguarda la prevenzione vera e propria, sono stati fatti gli interventi ancora non conclusi nel fosso degli Alzi e al fosso della Foce. Su quello sono stati fatti il rafforzamento delle sponde, il fosso delle Alzi, una specie di laminazione dell'evento, perché noi purtroppo l'evento se ci cade una bomba d'acqua abbiamo veramente poco tempo per poter intervenire, non è che arriva l'onda di piena fra 20 minuti, un'ora. Qui in 10 minuti abbiamo la bomba d'acqua e il mare, quindi l'intervento è proprio si aggira su queste qui, limita l'apporto verso il mare e informare immediatamente la popolazione. Ed è lutto nella Polizia di Stato. Un ispettore di polizia di 49 anni, Carlo Usai, è deceduto improvvisamente a Cagliari. Usai era una persona molto conosciuta anche all'Isola d'Elba, dove aveva prestato servizio. Raccontano dal commissariato elbano, lo ricordano come un amico e un collega. Usai lascia la compagna elbana Sara Puccini, che lo aveva seguito fino a Cagliari, e una figlia di 10 anni. Da parte della redazione di Elba Press va il nostro cordoglio a tutti i familiari. E parliamo ancora di maltempo. A Poggio appunto maltempo di questi giorni, i giorni scorsi, ha danneggiato la chiesa matrice di San Niccolò. Nella notte di sabato 5 novembre un temporale si è scatenato sul paese e un fulmine ha scaricato tutta la sua violenza sul campanile, creando numerosi danni. Cornicioni e lampioni saltati, l'impianto elettrico delle campane fuori uso, e il sindaco Simone Barbi e l'assessore Fortunato Mazzei si sono però attivati subito per la messa in sicurezza della zona. Parliamo adesso di prevenzione per quanto riguarda il fumo. Il mese di novembre inizierà l'11° gruppo di mutuo aiuto antifumo promosso dalla Fondazione Isola d'Elba Onlus. Vediamo il servizio. Nel mese di novembre inizierà l'11° gruppo di mutuo aiuto antifumo finanziato dalla Fondazione Isola d'Elba e coordinato dal facilitatore Matteo Baratresi in collaborazione con Franca Stampacchia. Il corso inizierà il 16 novembre a Portoferraio in orari e giorni da stabilire in base ai partecipanti. Il corso è dedicato a coloro che desiderano smettere di fumare ma hanno difficoltà ad affrontare da soli questo passaggio delicato. Il percorso, interessante e stimolante, come hanno riferito alcuni partecipanti dei corsi precedenti, può essere un valido supporto. Circa il 50% di coloro che hanno partecipato ai corsi precedenti ha smesso di fumare. Il corso di mutuo aiuto antifumo è gratuito e ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per informazioni ed eventuali iscrizioni gratuite, telefonare al numero 347-357-4927. Questo corso è inserito nell'ambito del progetto di prevenzione del fumo passivo «Se fumi tu, fuma anche il tuo bambino», realizzato dalla Commissione Sanità della Fondazione Onlus Isola d'Elba con il patrocinio della ASL Nord Ovest, ed è iniziato il 1° maggio del 2016.
Concludiamo questa edizione parlando di sport, grande risultato dell'Elbano Matteo Anselmi ai mondiali di trail running in Thailandia. Decisamente positivo come risultato perché è stata la prima esperienza internazionale per il runner Elbano che ha vestito tra l'altro i colori della nazionale azzurra. L'atleta è arrivato 37esimo al suo primo mondiale, 80 km con 4.500 metri di dislivello, corsi in 8 ore, 35 minuti e 46 secondi. Complimenti per Anselmi, arrivano da più parti, sui social in particolare, ma anche dai commenti sotto gli articoli che potete trovare sul nostro sito di Elba Press. Bene, e anche per questa edizione abbiamo concluso. Continuate a seguirci. A presto. Opim, il Family Department Store italiano, è presente sul territorio elbano con due punti vendita a Portoferraio. Quello storico in località Orti e quello più recente, inaugurato a maggio 2022 presso il centro commerciale delle antiche saline. Oltre 850 metri quadri in tutto, per un'esperienza di shopping contemporanea che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare il desiderio con la necessità, la ricerca della qualità con il prezzo adeguato. Upim è attento alle famiglie e alle necessità concrete e quotidiane dei propri clienti, con prezzi competitivi e capi di qualità. Upim Antiche Saline propone un'offerta ampia e variegata, che spazia dall'abbigliamento per tutta la famiglia alla bellezza e alla casa con la linea Croff. Lo store in località Orti, con i suoi 300 metri quadri, è quasi interamente dedicato alla linea bambino Blue Kids. Abbigliamento per bambini da 0 a 15 anni, che si distingue per la qualità e l'utilizzo di fibre naturali, sempre ad un prezzo competitivo.